Oggi pomeriggio durante le prove c'è stato un incontro molto curioso. È venuta a trovarci Lucio Dalla e vediamo insieme cosa è successo. Avere nello stesso studio di Taratata Lucio Dalla e Alda Merini insomma, è una di quelle cose che fa un gran piacere. Insomma, com'è nato il vostro incontro, Lucio? Io cedo la parola alla donna più straordinaria, più fantastica del mondo. 1994. Appunto abbiamo avuto insieme, vinto insieme il premio Montale, lui per la canzone, io per la poesia, ed è stato un amore a prima vista. Siamo stati sommersi dai fotografi, è stato un tripudio, poi c'era Carlo Bo, ci hanno conferito questo premio, ma lui è slittato via, non l'ho visto più. Insomma, ti racconto una cosa, eravamo come la Kidman e suo marito quella volta lì. Sembrava la consegna del premio Oscar, che è pure il marito della Kidman, l'ex marito Tom Cruise. Tom Cruise, ecco, io Tom Cruise e lei la Kidman, con lo stesso fascino, la stessa seduzione l'uno per l'altro, quindi guarda. Poi lei canta, questa è una cosa che... Io sono più seducente adesso. Ah no, te l'ho detto, io proprio sei sono assolutamente splendida, ringiovanita, bella, atletica e soprattutto intonata. Intonata perché... E intonata, ha detto. Però io come poetessa vorrei pregare Lucio Dalla di dedicarmi una canzone, perché in amore c'è una sfortuna bestiale. Allora voglio che mi canti Se voglio bene assai. Ti canto proprio il momento topico della canzone, che è la dichiarazione d'amore. Perché poi sei uno dei tanti amanti che non si vedono più. È vero. Ecco appunto. E anche questa l'abbiamo detta, Alda, eh? Aspetta che recupero io questo microfono. Ma vorrei far ascoltare a te, Vincenzo, e a chi ci sta vedendo. Ma ho già la voce, poi non sono... No, un accenno solo, che lo, perché lei per telefono mi ha cantato l'anno che verrà perfettamente. Quindi un accenno per poterlo dire ma ai nipoti... Sì, per poterlo dire ai nipoti che non ho, poi tra l'altro. Signor porta microfono. Grazie, sono qui apposta. Grazie mille. Cara amico, ti scrivo. Così mi distraggo un po', e poiché sei molto lontano, forte ti scriverò. Da che tu sei partito c'è una grossa novità. I miei vicini, cioè... L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa qui non va. È stupendo, assolutamente. Però... Bellissimo. Adesso credo che, dato che tu hai scritto una poesia dedicata a Lucio... Sarebbe... È però una bella voce io. Bellissima, no, ma cosa... Come mi fa cantare qualcos'altro? E anche adesso, quella di Gesù Bambino, amica tua. Sì, sì, e anche... e anche adesso... Aspetta che cambi la tonalità. E ancora adesso, mentre... E bevo il vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Bellissimo. Di la poesia che hai scritto. Ecco, allora. Avevo una sudicia vergogna, amico. Una sudicia vergogna, creda. Mi girava intorno e mi chiamava rapinatrice d'amore. Avevo una vergogna nera, pareva sangue coagulato, un misticismo di dolore. Questo uomo, Lucio, embrione della galera, batteva le cervici contro il freddo. E il conte Ovolino, credimi Dalla, nessuno ha creduto al mio folle disegno di sbranargli la bocca. Questa è una poesia che Alda Merini ha dedicato a Lucio Dalla. Io ti devo dare un bacio. E anche tu a me però. E poi dico, non solo viva la poesia che è già molto, ma viva la vita che è già moltissimo. E qui abbiamo un grandissimo, una rondine che rappresenta la vita meglio di qualsiasi leone della terra. No, ma prima che vada via... Le cantiamo che cosa le succede se continua ad andare via. Prova a suonargliela tu. Dalla continua a partire, però prima o poi farà la mia fine, spero di no, e finirà in rianimazione. In rianimazione.
ahu, ahu. Vai ahu, ahu. La rianimazione, le per i poeti, per i cantautori, per tutti un po'. Cerca di stare un po' fermo perché sennò finisci in rianimazione. Ahu, ahu. In rianimazione. Ahu, ahu. Ciao. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao.